Eccoci qua, benvenuti, bentornati sul mio canale per la seconda puntata di Innocenti Ma non Troppo. Dove da un lato c'è l'innocenti bello e dall'altro lato c'è l'innocenti brutto. Eccolo lì che si è appena fatto la doccia. Guardate, bello. E eh. per questo non sono a torso nudo nonostante le promesse social. Caspita, però ti ci dovresti mettere. Guarda come sei così. Ora, no, io ho chiesto una tazza d'acqua alla mia ragazza e mi ha dato questo al gattino. Vedi, vedi? Vabbè, eh, 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 va bene. Ma anzi, fai vedere, bevi, di me. fai vedere mentre bevi con il gattino, eh? che mm. ti assomiglia anche un po'. Anche sì, a livello di sicurezza, ma infatti stafina. è mio cugino. Questo gattino, il cugino Vabbè. gattino. Ma chi c'è con noi stasera? Perché, Michele, eh. allora, innanzitutto, diciamo che la puntata la precedente è andata benissimo. Parlavamo di The Flash, di quel che ci aspettavamo eh sì. e del futuro della DC. Stasera potremo finalmente dire cosa ce n'è parso di questo film. Però vi ricordo già che la terza puntata si svolgerà invece sul canale di questo belluomo, alla mia sinistra destra, in base da che punto di vista ci Attanto vedete. A te accanto a me, parleremo di Indiana Jones, però voi seguite Inno al Cinema che vi darà tutti i dettagli al riguardo. E per par condicio anche quella di Mission Impossible, che è la mia saga, assolutamente, sul suo mia. canale, ovviamente con ospite Chevalier, se chiami lui come ospite si chiama... Io ho già tutto. sentito Tom Cruise in realtà. Ah, perfetto. All allora perfetto, se hai sentito Tom Cruise, eh, inizia... Ho chiamato Giorgia, che mi ha chiamato Tom Cruise, è tutto a posto. Ho capito, se ma secondo te così. Cruise quando è in macchina usa il tom tom. Poi sì. come ospite stasera come arbitro dopo Filippo F abbiamo il signor Matioschi. Eccolo lì, guardate che bello. bello. Guardate bello. Arbitro Con... corrotto, diciamolo subito palesemente. <ride> No, no Beh, allora... In realtà dov dovreste essere abbastanza d'accordo almeno su un tema oggi, quindi non devo far granché. Perché Filippo F ci metteva i bastoni fra le ruote, uh, eh. sembrava che le cose andassero bene, ci ha buttato lì Joker facendoci scannare e poi Batman V Superman. Insomma Filippo F aveva quel che di masochistico e di buono. Molto, sì. Invece Mattioschi è più buono. Allora io ricordo alla chat che saluto quanti siete. Grazie per essere qua. Fateci sapere la vostra, entrate a gamba tesa nella discussione. Ovviamente, se utilizzaste la funzione super chat avreste la precedenza su tutti gli altri commenti. oltre a sostenere il mio operato su YouTube e permettermi di andare a casa di Michele. Io, quando sono stato da lui a Livorno, gli ho già rubato una ventina di film. Lui ancora non se n'è accorto. E vorrei portare avanti questa mia avventura. Da allora, ecco perché c'è tutti i buchi. Ah, Hai ecco. visto? Eh, eh, eh. Okay. Allora, allora mettiamo il bannerino. Across the Spider-Verse versus The Flash, multiversi a confronto, ne parleremo con spoiler, sono film usciti sicuramente, Across the Spider-Verse Spider l'avrete già visto, The Flash è uscito qualche giorno fa, quindi noi ne parleremo con spoiler, ma visto che il format è sia mio che di Michele, io vorrei che il nostro Michelone... Ci dicesse un po' come stanno andando al box office questo, questi <ride> film. La può subentrare quando vuole, però la palla passa a te. Innanzitutto, noi dicevamo, almeno io dicevo che sarebbe potuta andare bene The Flash. Mi sbagliavo di grosso, Michele, la palla è tua. Ma in realtà alla vigilia, o oh meglio, alla vigilia no, si era già sgonfiata la bolla, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, però qualche mese fa con l'uscita di un paio di trailer che erano stati decisamente convincenti anche per gli scettici come me, si era creduto quasi tutti, quasi, quasi, eh, che eh, il dottor Mattioschi invece non ci è cascato, che questa bolla dei flash si sarebbe potuta un po' gonfiare e che avrebbe potuto portare a degli incassi importanti. Ora, sempre per citare Filippo F, al miliardo io non ci ho mai pensato neanche di striscio. Sinceramente, però, vista tutta la vicenda produttiva eh, dirigenziale della Warner dietro a The Flash già raggiungere i 500-600 milioni sarebbe stato un bel risultato. Se addirittura si fosse arrivati ai 7-800, si poteva, nonostante il film si sarebbe rivelato comunque un successo visto l'alto costo, si sarebbe potuto gridare al miracolo e di conseguenza eh, quelli della tua parrocchia. Gli infelici amanti di Zack Snyder avrebbero avuto di nuovo benzina nel loro motore diesel di tristezza e disperazione umana, eh, cosa che grazie al cielo non funzionerà. Io lì di nuovo, uscito Filippo F, che è il mio guru, nonché il mio psichiatra. Lo volevo dire ufficialmente davanti a tutti: eh, è brutto perché non si augura mai a un film di floppare. però peggio questo film va, meglio va per il futuro della DC al cinema. E questo io insomma, eh, lo, lo sottoscrivo con il sangue. Eh, the Flash sta andando malissimo tra l'altro poche ore fa sono usciti i dati di lunedì e praticamente lunedì al primo lunedì ha incassato quanto il quarto lunedì di Across the Spiderverse 6 milioni 1, una roba praticamente pareggiato, tra l'altro le eh, previsioni del box office nei de definitivi se non mi sbaglio sono anche andate un pochino più basse di quello che si diceva, mi sembra 61 invece che 64 milioni nei quattro giorni, è una debacle è una debacle totale per eh, i film di Muschietti e credo... Spesso e volentieri abbiamo parlato no, di cosa significa un insuccesso. Uh, ho anche ho avuto discussioni con persone che dicevano che The Batman era stato un flop perché XYZ e Batman V Superman no. È vero, ci sono i soldi al centro di tutto, però c'è anche la vendibilità di un marchio. Ok? Se The Batman ha guadagnato solo 30 milioni di dollari... Ok, però ci avuto un altissimo apprezzamento da parte del pubblico, è qualcosa su cui si può investire. The Flash ha avuto un cinema score B che è bassissimo per finire poi, ha avuto un rallentamento costante, spettacolo dopo spettacolo. Mi sento di dire nel weekend, giorno dopo giorno, le palese che non sta piacendo quasi a nessuno. Il pubblico ha respinto, almeno in America, ovviamente questo film. Ci diciamo che ora 3 su 3 Box Office 000. Mojo sì. è fermo a 138 milioni e 700. Sì, Il, uh, sì ora poi, ti, poi mentre magari parlate voi vado a recuperare i dati, ora Box Office Report è un pochino più preciso giorno per giorno di Box Office Mojo. E invece però e... su Spider-Man ti aspettavi questo successo? Allora sì, mi aspettavo sicuramente un aumento importante rispetto al primo film, mm. Eh, ormai l'avevamo percepito tutti, però visto che comunque il film ora è la quarta settimana, non dico che si avvicina alla fine della corsa, però avrà eh, Indiana Jones. La prossima settimana ha già Elemental che è un flop. Che comunque rileva una percentuale di eh, mercato del film d'animazione. Diciamo che è a due terzi della sua corsa. due terzi abbondanti, credo chiuderà sotto i 700 milioni anche lì. Miliardo ossessione di tutti che tutti volevano non ci sarà come per esempio, io e il dottor Matowski dicevamo, da mesi perché non è che nascono come i funghi i nuovi spettatori. Se un film, se un primo capitolo di una saga viene molto apprezzato anche in un secondo momento, è molto difficile che da dieci persone ce ne vadano mille, da dieci ce ne andranno 50, ce ne andranno cento. E così è stato è un grande successo quello di Across the Spider-Verse ma probabilmente più che di grande successo di questo c'è cioè da iniziare a domandarsi cos'era andato storto col primo perché è vero che poi la differenza l'ha fatta la qualità percepita però secondo me è stato sbagliato lo slot di Natale in quel caso poi solo Dunque, il pomeriggio ricordi in Italia in Italia ha avuto anche una programmazione Non credo infale. che non ci credessero neanche loro che probabilmente anche quello un esperimento preso relativamente sotto gamba con un investimento minimo per marketing e distribuzione, e invece poi gli è esploso Ci tra sta. le mani il fenomeno. È l'unica spiegazione, perché anche a livello, poi noi abbiamo l'Italia come, come misura, però, in effetti, Spider-Verse, il secondo e cross era proiettato anche ad orari Tutto serali. Era. Tuttora la terza si settimana si trovava in tutte le sale. Sì, sì. Io ricordo ancora che vidi il primo, invece, all'ora di pranzo sotto Natale, forse 10:30. Una, roba, sì, del una roba del genere. E oltretutto di sera non c'era, la no. sala era piena fino a un certo punto. E dovevo dire io, ad esempio, al collezionista di ombre che salutiamo, guarda, che ne vale la pena, eh siamo sì. andati a vederlo assieme. Poi eh, perché eh la trasferta a Frosinone, oh, me lo bello. ricordo. Eh. Sì, 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 sì. Bello. Però io vi voglio fare una domanda: secondo voi scusa Paolo? Vai, poi Michele. ti faccio andare avanti. Eh, abbiamo evocato il miliardo. Non lo incasserà neanche Beyond ragazzi. Perché se questo fa 700, anche io sono sicuro, son sicuro che farà un pochino più di, di across, uh, come, sia come conclusione di trilogia, sia perché non sarà non uscirà nel bel mezzo di un'estate super affollata, uscirà a marzo. però anche lì ripeto, non si va a moltiplicatori no? eh, all'ennesima potenza di spettatori. Ora ha guadagnato 350 milioni in più, l'altro può guadagnare 450 io penso che qualcosina in più lo faccia però comunque tieni a secondo. mente anche che magari in campagna marketing potrebbero giocare sulla partecipazione di un Tom Holland in Beyond the Spider-Verse e eh, comunque fa il suo eh. non ti credere, secondo me ma per me non l'ho nel... no, infatti Ci stavo no? per dire, non sono così disperati come Muschietti che dice che c'è Nicolas Cage di Super, il Superman di Cage non ne hanno bisogno ricordiamoci che ha fatto questo film chiuderà sui 6,50 6,50 è stato io dico 150, 100 non ci credo neanche se me lo dicono, se mi fanno vedere i conti nero sul banco. 150, quindi questo film è un grandissimo successo, soprattutto in un'estate dove i successi per ora forse sono no, stati due. Quindi, però insomma, mi chiedo, io, io sì. la mia idea ce l'ho, ma visto che Michele era un po' più convinto su The Flash. Sì, perché sta andando male secondo voi? Mi hai anticipato la domanda, eh, no, no, no. era quella che volevo fare io. Eh, beh, io dico... Allora, parte... allora questa estate non... ne ho sbagliate tante, ma credo che tutti ne abbiamo sbagliate tante. Per me ci sono... Che... Eh, eh, io ho sbagliato clamorosamente sulla Sirenetta e su The Flash. Eh. Vedi, sono i due centesimi. Invece, invece The Flash da mesi, sì, forse anche un po' bello. per il gioco della provocazione, da, dicevo 400. Ma io Quando anche Fastidio pensavo andasse meglio. Eh? Anche Fast X. Sì, anche io. Però eh, ma i sono... motivi... diversi la qualità. Di the però Flash... scopri... Cioè la qualità la scopri in seconda battuta. Cioè, adesso infatti stiamo vedendo un passaparola. Infatti, infatti film... il passaparola è l'ultimo. I primi due sono quelli che secondo me sono davanti agli occhi di tutti, ma eh, non si sono voluti accettare. Il primo è che il DCU non, non è più vendibile da anni. Mm. È un cada... Io quanti anni è che lo dico al Pirla qui accanto a me. È un cadavere ambulante putrefatto. Sai che quando ti dico Pirla lo dico con. Ma io lo riconosco, eh? Cioè, nel senso, io per quanto. Sì, prima di accettarlo, figliolo mio, ti sei sì, dovuto fin Sono andato in aperto cioè. sulla, sulla tomba. Anzi, nella tomba. questo è uno dei motivi, secondo me, Michele, ci Quei sono anche quelle persone: quell'universo per me... non è più commerciale, da... io non dico nemmeno da. da... Dal, dalla Snide, no, dalla Widon Cut uscita al cinema. Sì, Aquaman ha fatto il miliardo, ma è stata veramente una una, una cosa bizzarra Va, è uscito eh, comunque sotto Natale, sotto le festività, ci ha avuto diciamo dei vantaggi. Comunque il personaggio faceva simpatia. Ma per me il DCU eh, è morto nel 2016 con la Widon Cut. Poi l'hanno tirata un po' per le lunghe e poi l'avete accettato. E secondo me in America Così come nel resto del mondo ha fatto male l'inclusività a tutti i costi della Sirenetta al film, in America li ha fatto male Ezra Miller. Secondo me tante Esa persone sì, sì, non sì. l'hanno accettata bene, sta Sono roba. Molto più anche il modo in cui è stato reintrodotto con una standing ovation alla premiere, no? Eh, Però secondo me, Michele, eccessivo. uno dei motivi principali è relativo anche al fatto che il pubblico non accetta più. Un film che, o una saga che sia destinata a finire, cioè il pubblico eh, adesso va in già, sala eh. con la consapevolezza che ce ne debbano essere altri dieci. Cioè io suppongo che tante persone, già sapendo che The Flash non avrebbe portato a niente, tante persone magari non siano andate per questo motivo, però, però a livello di marketing non ti hanno detto che non portava a niente. Ti È decisivo eh, le... per capire il reboot, l'hanno venduto come X-Men Giorni di un futuro passato, mm, ok, sì. Che magari il pubblico si sia sentito preso in giro, però visto le molteplici dichiarazioni un po' confusionarie. Sarebbe anche... anche da capire quanto Shazam ha portato no, cattiva credo... nomina alla UOM nel, nel 2020. Questa, questa è una fenomenologia su cui mi piacerebbe indagare, perché mm. quando parliamo del pubblico generalista, sarà per esperienze dirette che abbiamo avuto tutti, eh, lo riteniamo spesso abbastanza superficiale nel giudizio e nello scegliere tra un film e l'altro. Quindi, ad esempio, tanti mi vengono a dire che Venom 2 è andato bene perché c'era la post-credit e l'uomo ragno. No, va, no, no. Eh. Per molti i due Venom sono Marvel. Io, invece, mi rendo conto, anche con mio stupore, che ormai c'è una distinzione precisa a livello di percezione tra Marvel e DC. Sì, sì. La DC non interessa. A parte Batman, mm. non interessa. Lo sai Mattioschi che io ho ricevuto sul mio canale diversi commenti da più utenti che mi hanno lasciato un attimo... Di stucco In cui questi, questi ragazzi mi dicevano: Non c'è più Snyder, a me non interessa di vedere l'universo di Ganna. Perché... Se... No, no, ma ci mancherebbe me... io ho risposto: anche io apprezzo quel che ha fatto Snyder nel DCU, però mai direi non mi vedo il Superman Legacy di Gunna. Stiamo scherzando. cioè Prima guardate poi magari criticate. ma Non interessava però... già prima. Io allora mi, mi, mi fa piacere. Poi diciamo che ogni canale ha il suo bacino d'utenza, siccome tu Paolo apprezzi i film di Snyder, hai anche dei sostenitori. Tra sì, le sì. fila. Però io non posso credere che il flop di Justice League all'epoca fosse dovuto all'addio di Snyder. Ma non ci credo mai. No, solo in parte Noi dobbiamo anche ricordarci una cosa Che le, i gruppi più piccoli Spesso e volentieri sono quelli che fanno più rumore Dobbiamo accettarlo, meglio devono Accettarlo sì, che sì. i sostenitori di, di, di Snyder, ma non oggi 2023 Dal 2017 poi Sono una minoranza, è chiaro che la minoranza eh, Gli altri parlano, tira la bomba Per farsi sentire E quindi sono più rumorosi a forza di hashtag Ovvio. Anche un po' inquietanti Da, da, da setta bizzarra però no, io sono d'accordo. Eh, semplicemente quello che era venuto prima non era piaciuto. Ma anche cioè, perché il me... passaporto negativo di The Flash è lo stesso di Batman v Superman. Non, esatto. non ce lo ricordiamo esatto. più. Ma il primo weekend di Batman v Superman fu molto positivo. Dalla sì, seconda è... settimana, un crollo. crollo. Un crollo. Con cosa. Civil War che alla fine la spuntò. E soprattutto un riscontro internettiano veramente divisivo. Esatto. che portò alla divisione interna alla Warner ma io non posso spiegarmi che da quando se n'è andato Snyder allora non frega più niente per me è troppo semplicistico sì. però una cosa anche la posso perché dire anche perché l'abbiamo sempre detto il regista interessa a noi appassionati sì. Sì. il pubblico che va ah come il Fiammiliardo va... senza Snyder con Snyder già lontano esatto, sì. esatto. Sì. però una cosa la posso dire visto che è palese che il pubblico si sia stufato di questo universo Pensare che forse Gunn nel suo qualcosa lo tiri dentro di questi rimasugli, a me fa già storcere il naso, come dicevamo, cioè servirebbe effettivamente un voltare pagina definitivo anche la post credit di The Flash, ok, può essere quella che crossa Aquaman 2, ma al contempo, come si rifletteva con Matioski, potrebbe anche voler dire un'incursione dell'Aquaman di Jason Momo nell'universo di Gunn, visto che c'è anche quella battuta, tu sei uguale in tutti gli universi, sembra quasi una strizzatina d'occhio, poi se pensiamo agli annunci con Peacemaker 2, la serie su Amanda Waller, eh, il tutto un pochino va a diventare incasinato. Quindi, già il pubblico si è stancato. Se poi tu crei confusione, ancora di più cosa verrà fuori? Beh, non ma non... lì nasce la distanza tra me e Michele. Forse sì. per me, Ganna A livello di comunicazione, sta sbagliando tutto. Anche per me, dalla prima all'ultima mossa. Non ne ha azzeccata mezza da quando a gennaio ho fatto il video io non credo più a nulla di quello che dice quindi anche la post credit di Aquaman che ci ha fatto pensare a ah, vedi hanno lasciato la porta aperta quindi poi nel DCU se vogliono mettere Momoa, ma non ci credo ma non ci credo, sono tutte strade potenzialmente aperte ma se il film floppa butta via, via tutto ma io infatti ieri ti ho seguito nel Matioski Show io sono sicuro che a ottobre Muschietti si sì, fa un incidente in moto e per due anni non può girare film e Brave and the Bold non lo fa Ora, ho detto una cosa a caso eh. sì, nel senso eh, va che trovano una scusa per colorarla ti... sì, a dicembre vediamo Aquaman 2 quanto farà diciamo non che a Natale miliardo. No, il Miliardo secondo me no, però a Natale è no. una bella collocazione e non è che abbia una concorrenza a No, non ha praticamente concorrenza. Ricordiamo quindi, che quindi, anche in Aquaman io... prima ci sarebbe dovuto essere il Batman di Keaton, poi è stato sì. tagliato per il Batman di Affleck, ora nessuno. Forse dei nessuno due... dei due, sì. <ride> cioè. Io, io un... dico allora, io sì, il punto di maggior distanza da Mattioschi. Sulla Fair DC e su James Gunn, io non do torto a quello che dice Mattia, anzi, l'ho detto fin da subito. È palesemente un gioco delle tre carte quello che sta facendo Gunn. Ed è vero che probabilmente l'uomo dirigente non si sta dimostrando all'altezza dell'uomo artista, ma innanzitutto, e non lo dico Almeno a Mattia in questa so, prima in fase, eh. Esatto, ma io infatti questa cosa non la dico a Mattia che so benissimo che lo sa, si rischia poi di arrivare al punto che James Gunn per qualche errore di comunicazione diventi anche un cretino dietro la macchina da presa, no? Agli occhi dei, dei sapientoni dell'internet. Però la, 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 il passo in più che faccio io verso Gunn, e l'ho detto fin da subito da quando abbiamo iniziato a parlarne, ad è che essendo diventato dirigente, lui lavora per un brand che quest'anno aveva bisogno di vendere quattro film e lui probabilmente anche per avere quei giocattolini che creeranno forse confusione ha fatto buon viso a cattivo gioco sì, però, però vi ricordate che io ho detto se ne riparla l'anno prossimo però so io che. ad esempio leggo in chat Gunn non è che sbaglia e che deve dire quello che non vuole almeno fino al 2024 per dobbiamo, dobbiamo metterci d'accordo perché quando vogliamo chi parla è responsabile delle cose che dice quando Bene. vogliamo invece no è un po' quello che mi è stato detto lunedì. Ma Muschietti non ha colpe. E io, come non ha colpe? il regista. E no, io, eh no sì. ma si è trovato in una situazione scomoda. Sì, eh, anche Ridley Scott sul set di Blade Runner ne sono successe di cotte e di crude. Ha fatto Blade Runner. O oh, coppola il del regista, padrino. Quando un film va bene, il regista si prende gli onori. Quando un film va male, il regista si prende gli oneri. Anche Così, come perché... nel calcio, cosa cambia? L'allenatore. Certo, è verissimo. Quindi se Gunn dice queste cose, ma che si assuma le sue responsabilità, è il co-presidente dei DC Studios, e Kevin Feige che parla, James Gunn. Ha quel ruolo lì. E se dobbiamo risalire alle notizie di diversi mesi fa, gli hanno dato, se non totale, spazio libero, quasi, perché eh sì. ci raccontavano di un Zaslav che arriva, dice che la DC non sta andando bene, che devono valorizz valorizzare i prodotti, Prendi, questi due, fonda degli studios che prima non c'erano, perché non c'erano i DC Studios, mm -hmm. e li ti in mano certo. loro due che gli propongono un piano di quattro anni che lui avalla. Quindi il piano l'hanno costruito Gun e Safran. Sì. Permettetemi se io lo ritengo responsabile di quello che dice. Ma e infatti, poi, come sì. diceva Michele, il fatto che non mi stia piacendo per ora come produttore non vuol dire che fa film di merda. Io in Superman Legacy, tranne per qualche dettaglio che sta trapelando. Credo tanto. Anche io, ma anche sì. io. Sì, Tutto sì, qua sì. Qua anche voglio... perché è colpa di Muschietti, scusa Paolo, per battuta Niente. veloce, perché è venuto fuori, insomma, anche da, da, da chi il film l'ha prodotto, tipo Filippo F, che The Flash che abbiamo visto al cinema, al di là di qualche cameo rigirato, attore cambiato o aggiunto alla fine, eccetera eccetera, è il film che Muschietti voleva fare fin dall'inizio. E se non sbaglio dura due ore e mezzo, come ho detto venerdì a faccia di nerd, ogni 38 secondi c'è una slapstick gag o una battuta. E quelle cose lì sul set le ha girate il regista, non è che è arrivato Whedon e ha rigirato anche questo, eh? cioè, è un film di Andy Muschietti. Che, che ha voluto vero. anche che poi c'è James Gunn che ha voluto George Clooney. Non so se aveste letto, sì, anche certo, chat, certo, ho letto. i vari finali, ma però io anche... la trovo, quella la trovo una mossa intelligente perché, fra un finale sì. aperto che lascia ambiguità e spazio aperto ai, te ai teorici del complotto e un easter egg divertente ma che finisce lì, meglio l'easter egg che finisce lì. Con, con le muschietti. citazioni, però, alla Snyder Cut, quelle ci sono. Eh, state... quell anche quella. Boh. E in effetti, io, è... Allora, e anche lì. Io vedo confronti con Faghi. Boh, devo entrare. Devo sfogarmi su Gun? No, Vado? non lo fare. Mi no, fai sì, male. Va, fai... Vai, vai, fai... Mattia. Facci godere. Esatto, oggi, tanto, oggi no, no fai... Fai... fa godere te che sei un, un cattivo. allora <ride> è il Faghi che non vuole ammettere che Born Again non è in continuità e che non nega che Venom sia parte dell'MCU. A parte che la roba di Venom mi sembra chiarissima. Per chi, per chi segue queste vicende, la situazione Venom non è chiara di più. Così come quella di Daredevil, se vogliamo proprio dirlo. Però, vabbè, lì costruiamo l'ambiguità. Da gennaio, Gunn sta tenendo il piede in due scarpe. Io non so perché non abbia il coraggio, o meglio, la motivazione c'è, eh, non abbia il coraggio di dire di, di dare una cesura netta e Sembra diviso tra tre intenti diversi, se non addirittura quattro. Il primo si è trovato The Batman e Joker sul capocollo. Quindi, questi due prodotti di grande successo devono andare avanti e diventano Ellsworth. Mi fa piacere, è anche la mossa giusta. Fatto sta che, se le date non saranno alterate a luglio 2025, avremo Superman Legacy che fonda il suo universo. E il film subito successivo sarà The Batman Parte 2. Vabbè. Eh. Mi sembra una collocazione bizzarra, ma va bene così. E questa è la prima onda, eh, quella degli Ellsworth. La seconda è il nuovo universo che propone. Che a me sembra ma qui c'è un gusto soggettivo molto bislacco. Mi sembra ricco di proposte stravaganti. Molto personali, il che dal punto di vista autoriale può far piacere, ma non so quanto funzionali alla creazione di un sistema solido e integrato. Ma qui dovremo vedere per sapere. Il terzo filone è quello delle cose che ha fatto lui e che a quanto pare non vuole rinunciare, che sono i personaggi di The Suicide Squad e di Peacemaker. E così all'inizio di quello che dovrebbe essere il nuovo universo, e ci credo fino a un certo punto, Abbiamo Creature Commandos con dei personaggi di Peacemaker e abbiamo Waller con dei esatto. personaggi di Peacemaker e lui ha anche dichiarato che dopo Superman Legacy, con tutto il popò di roba a cui potrebbe dedicarsi, si dedicherà alla seconda stagione di Peacemaker. Mm. E poi c'è l'ultima corrente che è quella del vecchio universo che, in un modo o nell'altro, fino a quando converrà, non vuole ammettere che sia finito nel cesso. Non lo vuole ammettere. Quindi un gang che da gennaio sta amministrando queste quattro cose e non si capisce niente. Ma non è che lo dico io perché sono antipatico. Basta vedere le chat dei nostri canali, basta vedere le discussioni su internet. La gente non ci sta capendo nulla. Di nulla. C'è chi è ancora convinto di vedere Miller in futuro, Ezra Miller, c'è chi è convinto di rivedere Zachary Levy. Cioè, che adesso è convinto di vedere Blue Beetle, quello lì del film, perché hanno detto che, attenzione, eh, il primo film del DCU è Superman, ma il primo personaggio è Blue Beetle. Che, che cazzo vuol non dire? Non si sa. Lì proprio. Che poi vuol sarà un altro che, film che andrà malissimo. Che noi, che noi vedendo Blue Beetle dobbiamo tenere valido il personaggio, ma non il film? Le vicende del film non sono canoniche, ma lui sì. Cosa vuol dire? Cioè, vi sembra una comunicazione paragonabile a quella di Kevin Faghi, e no. non è che debba per forza nascere il confronto, eh? sono due cose diverse, no, no, certo. ma vi sembra paragonabile a livello di chiarezza. No. Io dico solo quello e soprattutto stanno anche sponsorizzando, e qui c'è The Flash, quindi ci ricolleghiamo. Alcuni film dicendo palesemente delle cazzate, ma delle cazzate eclatanti. Non è vero che The Flash resetta l'universo, è un film per gli affari suoi. Sì. È completamente per gli affari suoi, Perfetto. non è vero che eh, Shazam 2, ma, ma magari lo sapevano già che sarebbe stato un flop, non l'hanno sostanzialmente promosso adeguatamente no, a livello sì. di marketing. Io non credo alla roba detta su Blue Beetle, anche perché andrà di merda, presumibilmente. Forse forse Aquaman se fa un successone. Ma è costato forse... Blue Beetle Blue Beetle è costato. Mi sembra 120. Perché era un film per HBO Max. Eh? Sì, infatti. Eh, sì, costato... Ma per me no, non arriva... 520, a nel 520, Giflo, eh? ma per me non arriva... Quanto è 360? È no, 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 no. Almeno che, che succeda qualcosa di strano Quindi... in coda all'estate. E, e, e tutte le volte vengo contestato. Io capisco che lui debba dire delle cose per vendere i film che ha tra le mani, però secondo me sta anche perdendo, magari poi ce ne dimentichiamo tra sei mesi. Ma sta perdendo un po' la faccia. Io, in maniera un po' più onesta, eh, forse insensata dal punto di vista della vendita, non lo so, ma in maniera onesta, avrei detto: Ragazzi, dal 2025 inizia un nuovo universo. Io sono arrivato qui, mi sono trovato questi quattro film realizzati dalla precedente gestione. Sono film bellissimi, li abbiamo visti, li riteniamo di grande qualità. E che forniranno la conclusione ideale alla precedente gestione sì, sì. si chiude un universo se ne aprono nuovo i film di quest'anno chiudono l'universo precedente sono dei gran finali vedremo eh, la fine della storia di The Flash che poi è vero perché è idealmente una fine sto film cioè può finire lì sì, lo è. incontreremo nuovi eh, nuovi personaggi che se verranno apprezzati dal pubblico, magari potremmo riutilizzare. Anche perché immaginiamo un forza, crisi, un crisi sulle terre infinite. Immaginati prima o poi questo. Non potrebbero eh. andare a riprendere qua e là alcuni di questi personaggi. Salutiamo questi grandi, questi grandi personaggi e dal 2025 si parte da capo. E avrei fatto così: Anche il io il problema che ho già detto di Peacemaker e compagnia cantante: che lì io avrei detto, ragazzi, li porto avanti perché ci tengo tanto, sono Ellsword. Sono Ellsword. Sì. sì anche perché quanto sarebbe bello poter trovare in casa di sì un universo come l'MCU, cioè dove ci sono le varie fasi, dove non ci sono vecchi collegamenti con altri film, un ripartire da capo. Chi vivrà vedrà, fatto sta che la situazione al box office è disastrosa per The Flash, mentre Across the Spider, Spider-Verse sta continuando a macinare. Ora Michele, io non è perché entriamo un attimo in questo film, perché stai cambiando argomento? Io c'avevo una domanda per Matioschi ah, Ok, va bene. Passiamo alla prossima. no? Vai, no, volevo chiedere. solo chiedere a Mattios. Mattios, ma quando è che facciamo fare un colloquio per il bagaglino a muschietti? Molto presto, eh, Sarebbe Molto. bello. Però, tanto ora eh. lo rifanno su Rai 1 Se non sbaglio, no? il bagaglione, guarda, il guarda bagaglione. che maglia che ho, vedi, vedi, Porca. eh eh, ma, ma tu però... sei un comico, infatti, Paolo, è giusto? no? Sì, però ah, ecco, posso, posso anche dire e la smetto, deve dire, certo. Che la comunicazione su Batman è arrivata prima del primo weekend. Sì, del Flash. Sì, sì, Quindi sì, sì, secondo sì. me possono cambiare idea. Molto. Ma il fatto che Khan e Safran abbiano visto The Flash e non solo abbiano avuto l'idea di riconfermare i muschietti per Batman ma anche la sceneggiatrice nelle loro intenzioni che ha dovuto abbandonare la nave perché è arrivato Fast 11 volevano Cristina Hudson per Batman The Brave and the Bold posso dire che è molto preoccupante per quanto riguarda la discrezione qualitativa di Gun e Safran con questo non voglio dire che io sono intelligente e loro due scemi però di certo abbiamo una visione diversa delle cose quindi questo, per quanto riguarda il futuro, mi terrorizza. Domanda Mattia, quanto potrebbe essere stata una scelta tipo caramellina perché è 5 anni che ti facciamo rodere il fegato dietro a questo film infinito? Ma loro non deve interessare. Eh, lo so, ma, ma loro secondo... non sono responsabili, loro sono arrivati adesso. Perché sono stati così a quanto pare severi nel dire a Kevin di stare a casa sua, ma con altri no? Eh. L'hanno preso e gli hanno detto ci fa piacere che hai parlato con De Rock A noi non frega un cazzo, ciao. <ride> sì, 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 sì. E i invece no, a questi è piaciuto veramente questo è il dramma. A questi è piaciuto veramente The Flash The Oggi Luiz vedremo uh, forse. un Mio amico, io allora anche questa cosa di Tom Cruise io per ora la metto nell'angolo più buio dell'internet per diversi motivi. Cioè guarda caso quando è uscito il rumor, quando c'è la campagna di Mission Impossible in corso è anni che lo dicono, c'è cioè anche Tom Cruise, c'ha cioè 62 anni tutti è lanterna verde e non è che vogliono il vecchio al Jordan man. che fa da, da mentore a John Stewart. No, no, voglio proprio al Jordan, ma c'è 62 anni, ragazzi. È il certo discorso. Questo film uscirebbe quando ne ha 65, cioè, se a fare il vecchio mentore, il primo lanterna verde al Jordan. A, a, a Alle altre più giovani ci può anche stare come piccolo ruolo secondario, ma. È vecchio, ragazzi. Tom Cruise va bene che salta dalle montagne con le moto, però è al solito. Poi magari ci va, però è proprio l'ultimo degli argomenti in questi giorni che mi interessa. L'eventuale partecipazione di Tom Cruise al, al DCU futuro. E con questo stavo per dire una cosa quasi intelligente, me l'hai fatta dimenticare Marrano. Guarda cosa scrive Gianmarco Missiaglia, Michele, te che. Ah, vabbè, ma lo faccio. <ride> Vabbè, Ma io vorrei anche... La allora, droga è la io, droga. Io, io non so che contratto ha firmato. Leggo, ha firmato un contratto prelativo. Nel caso in cui non li facessero fare il film dovrebbero pagare delle penali. Ragazzi, io non so come funziona. Posso dire che mi sembra molto strano? Perché generalmente quelli che hanno il coltello dalla parte del manico sono i produttori. Io non farò nomi. Uh, un influencer molto noto, con cui ero in contatto un po' di tempo fa, mi raccontò di aver partecipato. Come attore secondario in una commedia, perché gli erano, gli erano stati promessi tre film da protagonista. C'era addirittura la lista del compenso che avrebbe percepito, per ogni film, ovviamente maggiore. I progetti sono cambiati. Hanno preso quella roba lì, l'hanno accartocciata e l'hanno buttata nel cestino bene. perché è libertà del produttore decidere se aderire certo. al progetto oppure no. Sono certo. possibilità. Se le cose vanno bene, questo è il percorso. Se, noi voglia, se il produttore vuole, quello lì lo, lo chiama e deve accorrere. Funzionano così i contratti. Io lavoro con Michele Innocenti. Uh, fa il regista, facciamo un film di grandissimo successo. Michele vorrebbe fare altro, da contratto, se io lo chiamo deve venire. Ma se al contrario, per me il film non ha performato, Michele è gamba all'aria, eh può sì. andare a fare altro, non è andato bene. Quindi cos'è st'idea che siano legati a moschietti? Ma quando mai? Cioè, se è così, sono dei folli quelli della Warner. Ancora più folli del previsto. Cioè che fanno ma è una i contratti. Che non ho neanche letto, devono, magari queste sono... Si devono reclutare in ogni caso. Ma quando mai si è visto? Cioè, non avete visto cosa fa la Lucasfilm? Che se un regista fa un film per un'altra casa di produzione che va ma male, no, li ma prendono no. e li sfanculano. Secondo voi paga le penali? Ma che penali no, devono pagare? No. Anche perché se andrebbero a gambe all'aria solo di penali... Che quante volte cambiano i talent sia davanti che dietro la macchina d'appresa in progetti del genere? Cioè, cambia certo, una schedule no. di un progetto, mandi tutti via, paghi i penali, hai già speso il budget del film e cancelli i progetti. Ma no, ma no, non no, c'è sì, eh. nessun obbligo di, di tenere moschietti tra le balle. Non c'è assolutamente nessun Però obbligo. Però sarò curioso un regista di, di vedere... merda. No, dai, non è un regista di merda, no. però sarò curioso di vedere come potrebbe essere questo Batman, The Brave and the Bold sperando che al più presto finisca lo sciopero degli sceneggiatori, perché, se no, come eh. si dice sempre, qua ogni pellicola verrà rimandata a data da destinarsi. Però vogliamo mettere a confronto questi due multiversi? Mm -hmm. Perché da un lato abbiamo Spider-Man Across the Spider, verso secondo capitolo di, ehm, di questo universo dedicato all'uomo ragno in tutte le sue versioni. Temporali io devo dire che il primo lo abbia apprezzato tantissimo, pur non essendo un fan dell'animazione, l'ho trovato veramente splendido e anche quando l'ho rivisto prima di andare in sala è finito e avevo già voglia di rivederlo. Il secondo mi è piaciuto, devo dire che sia stato un bel film, però a, a differenza di tanti, lo definisco inferiore rispetto al precedente perché purtroppo. Ho percepito la durata io in alcuni momenti sentivo che le due ore e venti fossero troppe e poi sono rimasto con dei punti interrogativi qua e là tant'è che vi volevo anche fare delle domande inerenti a questo universo perché magari voi conoscete anche i fumetti avete percepito meglio alcune dinamiche per esempio no nel film il multiverso anche a livello di messa in scena, cioè metterlo solo a paragone con The Flash sarebbe un'offesa perché The Flash, beh, con quella CGI pessima così che non so come abbiano fatto ad accettare in post produzione, è, è assurda come cosa. Mentre la computer grafica, l'animazione mista, diciamo, di Spider-Man Across the Spider-Verse è clamorosa. Seppur questo è gusto soggettivo, questi sfondi sfocati ogni tanto a me dopo un pochino danno fastidio. Cioè, preferisco molto di più altri tipi di animazione, dopo un pochino li percepivo ridondanti. Però, quando si scopre che c'è un evento canon, questa cosa mi è piaciuta. Che poi, per assurdo, è la stessa cosa anche di The Flash. Anche lì certe cose devono succedere, ormai, per quanto si cerchi di salvare Batman e certo. Supergirl, certe certo cose simili. Però, in entrambi i casi non funziona. In entrambi i no, casi no, no. però in a aspetta perché in Across the Spider-Verse ci fanno capire che ci potrebbe essere la gabola ed è proprio qui che io voglio arrivare perché ad un certo punto Spider-Gwen quando apprende che il padre non fosse diventato capitano le si illumina la mente, no? E io dico... Se ti spiegano che ci sono delle cose che non si possono cambiare, per tutto il resto c'è Mastercard, no? Tipo la morte dello zio Ben, eh, la morte del capitano Stesi, basta realmente che non diventi capitano? Cioè, questa cosa qua mi fa restare un pochino Non c'è la controprova ancora di questa cosa. Però, per come te la spiegano nel film, io spero non si vada incontro a questo, perché lì per lì ho detto: vabbè, allora non diventa capitano. Ma che cavolata! Tu è Tu non c'eri anche la puntata di faccia, o meglio, c'eri, ma da buon Pirla. Che io, io, almeno tre volte te lo devo dire, Pirla. in sì, sì, una sì, puntata, sì, sì. Lo sai so bene. anche nel contratto di Innocenti, ma non troppo, eh, eri mutato perché se no ti facevamo spoiler perché vedi i film quattro settimane dopo che escono. L'abbiamo detto, però, uh, se tutto va come deve andare, il giudizio su Across the Spider-Verse, che è, paradossalmente, questo sì che è un evento non canonico, anch'io trovo. Allora, tutti l'hanno bollato come un capolavoro. Per me, non è un capolavoro. È un grandissimo film, e l'ho apprezzato molto più di te perché credo che se uno conosce anche un po', non è necessario, ma se uno conosce anche la mitologia fumettistica dell'Uomo Ragno. Può notare anche delle finezze nell'utilizzo di personaggi secondari. Io per esempio nel suo piccolo, è eh, poco più che una comparsa, Ben Riley l'ho adorato. <ride> cioè quando trovano il corridoio co complessi, eh, per la saga del clone ovviamente te non sai manco che è Paolo. Giustamente, no. e se sei ignorante non ci si può fare niente. Però io credo che il primo sia un <ride> capolavoro perché comunque sì, non ha però. inventato nulla, ha, però ha applicato a un personaggio che comunque fino a quel punto era stato trattato almeno al cinema su grande schermo solo in live action un'animazione che non si vede tutti i giorni e aveva colto in pieno lo spirito del personaggio però cosa fanno i sequel tendenzialmente vanno al rilancio ed è chiaro che eh, bigger and more of the same il sequel doveva essere è vero, io, io non ho percepito la lunghezza, l'ho anche visto due volte in una settimana e nei prossimi giorni lo vado a vedere una terza e devo dire Forse che mi è, è scorso molto bene. Probabilmente, ripeto, more of the same non vuol dire meglio fondamentalmente, a un certo punto c'è un po' di meccanicità in qualche passaggio, però a me è scorso Lucio Colorio, però secondo me tanta parte del merito è nel... In, nel mondo narrativo creato perfettamente nel primo film, quindi lì eh, siamo d'accordo. Io, invece, eh, parlando di questi due film, voglio trovare il punto in comune positivo. Ma posso finire questo concetto certo, così almeno poi tipo... io mi ponevo questo dubbio, eh, e poi dirò di più: altro difetto del film. Ad esempio, a me all'inizio la macchia come ville ne è piaciuto tantissimo, ad un certo punto sparisce, io avrei preferito. Meno fanservice con tutta quella con tutto quel gruppo di Spider-Man, il quartier generale degli Spider-Man, o perlomeno un po' di montaggio alternato in cui farmi vedere la macchia che nei vari universi andasse a ricaricarsi perché era il suo obiettivo. Andare a ricaricarsi al reattore di particelle. Insomma, ad un certo punto la macchia sembra quasi una comparsa per come te la presentano inizialmente. Sono rimasto un po' così. E ultima cosa, e questo lo fanno notare anche in chat più volte, ma me lo sono posto anch'io questo dubbio: perché, se si parla di eventi canon, e Spider, ehm, eh, oddio, Peter Parker e Miles Morales che vengano punti dal ragno è un evento canon, altrimenti si distruggerebbe l'universo in cui le cose non sono più canoniche. Perché se lui viene punto da un ragno di un altro universo, poi si va a finire in quell'universo e e effettivamente non si è distrutto si va proprio contro a quel che dicono loro, Matioski sei muto eh, no, dico che non è l'unico problema di, di quesiti ce ne sono tanti, ci viene detto che il padre della fidanzata di Spider-Man India dovesse morire ma mm. quindi doveva morire per un evento extracanonico, eh. perché la morte è provocata dalla macchia, macchia che mm. se i piani eh, di questo esercito di ragni eh, fossero andati come previsto, Gwen avrebbe dovuto già fermare preventivamente nell'universo di Miles. Quindi, mi vuoi dire che questi eventi canonici possono succedere alla Final Destination per motivi diversi? Non parrebbe così, perché se fosse la Final Destination, non dovrebbero preoccuparsi della sopravvivenza del detective, che tanto crepa uguale. Eh, perché entrano in allarme? Eh, la dinamica dovrebbe essere: Miles l'ha salvato, va bene, ma tanto muore domani. Cioè, e questo, no. questo muore domani. E tanti mi hanno detto: eh, dobbiamo aspettare eh, il prossimo film perché non ce la racconta giusta Miguel Oara. Ma Miguel Oara tradizionalmente nei fumetti è un buono, è un personaggio amatissimo. Io non credo mai che lo faranno diventare un cattivo. No, cattivo Cattiva. no. Però un eroe tragico che un po' per quello che è un suo trauma personale si è inventato la gabbia degli eventi canonici per condividere un dolore con tutti i suoi fratelli ragno, ce lo posso già più mi vedere. Sembra, mi sembra troppo. A me invece sembra il classico personaggio che capirà di avere sbagliato a capire delle cose e che si sacrificherà per, per redimersi. Cioè, morirà per salvare. Cioè, diciamo che questi dubbi, Qualcuno. il terzo film può cancellarli solo in un modo, ovvero rivelando, come abbiamo detto, che gli eventi canonici non sono, eh. non sono reali fondamentalmente. Ma vado avanti, Paolo ha già fatto un passaggio successivo, cioè ma perché l'universo di Miles non è conflagrato? Ma a prescindere, se Miles non era previsto dal sistemone. Perché gli dicono che suo padre deve morire per forza. Cioè, se lui non è previsto, se lui è un'anomalia, perché per lui devono valere le regole degli altri? Non era previsto è come quasi a dire: ormai lo sei diventato, quindi ne fai parte anche non volendo, è l'unica soluzione forzata eh, che possiamo trovare. Io, io credo che dovranno gestire benissimo il terzo film. Eh. Sì, quello sono d'accordo. Non può essere tutta fuffa quella di Miguel. Per un semplice motivo, se fosse tutta fuffa, tutti gli Spider-Man tranne Miles, sarebbero dei cretini, sarebbero dei cretini che magari avrebbero potuto fermare eventi tragici e invece non l'hanno fatto. Sarebbero tutti improvvisamente dei minchioni. Vero. Non può essere Questo così. Devono trovare la via di mezzo. Sì. E secondo me la via di mezzo potrebbe essere. Non è. La chiave di lettura non è così rigorosa come la dice Miguel. Non è che deve per forza morire il padre della fidanzata di Spider Man India. Non deve per forza morire tuo padre, Miles. Però tu sappi che la vita di Spider-Man sarà piena di sacrifici. E che mm. per quanto tu ti sforzerai di salvare tutti, qualcuno morirà. Infatti, per me Spider Gwen è mezza morta. Sì, no, adesso... Ha risolto ah. il conflitto col padre, non ha più niente da dare narrativamente. Mm. Mm. Il padre ha chiuso. Che poi devo dire quel prologo e... del film con lei mi è piaciuto tantissimo. E hanno, hanno già buttato l'aggancio tra Gwen e l'uomo ragno, non va mai a finire bene. L'hanno già buttato. è e già vero. lì. Sì, sì, sì. Per me. Avrebbe senso, ad esempio, salvare il padre di Miles, ma muore qualcun altro. Cioè, il senso del film deve essere quello. Anche perché, Anche perché a Miles è già morto lo zio. Comunque, sì. sì, per Però è vero che, e qui forse la capisce più chi si era letto veramente le storie di Spider-Man: è vero che lui ogni tot anni c'è cioè, un morto. Ok. E poi muore lo zio, e poi muore il capitano, e poi muore Gwen, okay. e muore Harry, e muore, ci cioè, gli muoiono veramente un sacco di personaggi. Quindi non, È si una tutto e per tutto. Sì, non si può arrivare. Non si può arrivare all'estremo del no, Miles ha ragione. Si possono salvare tutti, non si può arrivare lì. No, un sacrificio ci una, deve essere, una via sì. di mezzo, tu hai la libera scelta, ma sappi che ogni scelta porta una conseguenza. Quindi, tu salvi tuo padre, magari muore Gwen, cerchi di salvare Gwen. Muore Peter B Parker, salvi Peter B. Parker muore tua mamma, certo. Io vorrei quella cosa lì, altrimenti è pura. È altrimenti, Importante è... lo sapete cos'è. Eh, Eric Fazio, che ringrazio per la donazione. E se il fatto che Miles sia un'anomalia è un evento canon esso stesso? Perché Michele è incazzato? Eh infatti, eh, perché vedi, lo però... prendono d'occhio? Perché dicono a tutti gli altri: non andate a trovarlo? Eh per ogni cosa che diciamo c'è una contro risposta negativa comunque quindi nel terzo come abbiamo detto fino ad adesso devono avere le palle ferme di darci delle risposte sicure, poi ci mancherebbe al netto di questi difetti è un film, ribadisco io sono stato pignolo perché ho anche un problema con l'animazione ma è un bel film, è lungi da me definirlo è un brutto è problema guarda. a te, non la ne con l'animazione no, <ride> è infatti, un problema io mentale per me è un po' il caso di di Endgame, magari sarò impopolare ma per me mm. i pro sono così grandi che a me disterrò sì, ne, ne parlo perché me ne, anche a me. Sì, ne, ne parlo perché è veramente divertente scervellarsi, ma non me ne può fregare di meno anche eh, se io sono... spero che prima o poi di Steve Rogers yeah. qualcosa in più ci dicano, che ci facciano ah, no, no. però io, io quello me lo augurerei no, Michale, lo mentre siccome The Flash è un film di merda, le cose che eh. non tornano per me eh, valgono io... il doppio Certo, si chiama esatto. a confronto come vengono Trattati multiversi qua e là, cioè io e Mattioschi ci ponevamo proprio la domanda: una volta finito il film, anche solo e poi lascio la parola a Michele sul finale, no? Quando Flash e il suo fratellastro, Flash, insomma, il suo il se, suo se stesso 18 diciottenne, il suo cugino come io e Michele, esatto. tornano indietro per cercare di salvare Batman e Supergirl, perché non trovano? i loro, loro stessi minuti prima che tentavano di aiutarla, di aiutarli, addirittura c'è l'antiflash, come si chiama, insomma, che da anni e anni, stava, il dark flash che da anni e anni stava provando a fare quella cosa lì, però non si vede nel film ma, che tutte le volte si susseguano i flash, c'è di, di peggio, è un disagio che io ho provato subito guardando il film ma non riuscivo a capire, ho, ho subito compreso che ci fosse qualcosa di molto sbagliato, però ho dovuto rifletterci a posteriori. Eh, il colpo di scena è basato, dovrebbe essere basato, sul più tipico dei loop, ovvero io, Dark Flash, sono stato generato dal tuo intervento nel mio mondo, ma quel tuo intervento l'ho forzato io viaggiando nel tempo. Io sono tornato indietro e ti ho fatto arrivare da me perché tu mi generassi. C'è solo un problema. Quando si crea questo loop? Perché avremmo dovuto zero. vederlo svolgersi davanti ai nostri occhi e invece no? Esatto. Il, il Flash, eh, il cugino, chiamiamolo il cugino, sì. non diventa mai il Dark Flash perché muore prima cioè lui Beh. si fa ammazzare quindi non diventa mai quel robo lì poi era quello che succedeva nella serie cioè per sconfiggere l'Antiflash uccidevano un lontano antenato così che lui poi non sarebbe mai nato però lì forse più la ritorna al futuro adesso io non l'ho vista eh. qua vorrebbe essere un loop ma se lui muore lì non è mai diventato il Dark Flash quindi eh. il Dark Flash non è mai esistito e quindi il Dark Flash non ha mai spinto Miller per arrivare lì cioè non torna proprio eh no. sì. Sono proprio le regole base del look, sì, mm, ma infatti c'avevo un paio di considerazioni. Anzi, tre, se mi permettete, sono rapide. La prima sulla macchia è vero quello che dice Paolo. So ah, che ah. anche il dottor Matioschi ha dei dubbi sul cattivo. Io, al contrario vostro, all'inizio ero convinto che proprio fosse quasi. Cioè, eh, mi ha divertito fin da subito, però pensavo fosse il personaggio di una scena, prendiamo il nemico secondario, gli facciamo fare una gag e finisce lì. Non avrei mai pensato che poi andando avanti la trama sarebbe diventato il big villain di questi due sequel collegati. E devo dire che pur essendo un villain di contesto, proprio così, di punto in bianco, è vero che ci introducono la connessione col primo film, il tizio del bagel e bla bla bla. È veramente un villain da uh, come si chiama da McGuffin perché grazie al suo potere può mettere mano nel multiverso. però sarà che le scene in bianco e nero stilizzate che lo rappresentano mi hanno fatto impazzire? Sarà che non me l'aspettavo appunto che da imbecille in un negozio diventasse il main villain? Me lo sono goduto, sinceramente. Poi che abbia dei problemi narrativi e logici, ne abbiamo già parlato con Mattia, sono d'accordissimo. però, nel senso, non si può nemmeno sempre avere il solito Kingpin, Harry, Osborne, Goblin, Norman, che, che dir si voglia, o Doc Ock. E devo dire che mi è piaciuto. Seconda considerazione: paradossalmente, in positivo, eh, che accomuna Flash e Across the Spider-Verse, barra, in questo caso, Into the Spider-Verse. È che al contrario dei, dei maledetti che hanno reso no, per primi il multiverso un, uh, un qualcosa di me. Quantomeno, in questi film cercano una scena, due scene, un dialogo in cui cercano di spiegare che cazzo è il multiverso al pubblico. Cosa che la Marvel in una fase e mezzo non ha ancora fatto. Maledetta loro e la loro razza infame. Come si dice dalle mie parti, dalle nostre sì, parti, e la spiegazione della scena degli è spaghetti, valida. la ah. scena degli spaghetti, nella sua stupidità, nel suo fatto che poi non torna un cazzo, è quello che io mi aspettavo. Che al secondo film della multiverse saga avrebbe fatto Doctor Strange, o chi per lui, qualsiasi supereroe con un po' di cervello dell'MCU. Ma noi ci rendiamo conto che questi hanno lanciato l'MCU come brand narrativo. Dei, degli ultimi dieci anni, probabilmente anche nei prossimi dieci anni, rovinandoci il fegato a tutti. E dopo quanti cacchio di film sono, non hanno ancora affrontato l'unico film che l'ha fatto. Gli unici due sono Nel Multiverso della Follia e No Way Home. Ma è un mero pretesto per far arrivare quell'altri due e basta, Nel Multiverso della Follia. È altrettanto quasi un coso un, un pretesto per far vedere solo John Krasinski e Patrick Stewart non si è ancora affrontato come funziona e io mi ricordo che dal lettore di fumetti e l'ho detto e mi ripeto: quando hanno detto dopo la saga dell'infinito ci sarà la saga del multiverso, mi sono esaltato perché nei possibilità in mano a degli sceneggiatori consapevoli di cosa vuol dire raccontare una storia supereroistica che offre il multiverso, sono infinite ma senza andare a radici quadrata di 76, mondo 32 applicato, a... semplicemente anche, ho detto, per fare il recasting dei personaggi, lo raccatti da una terra piuttosto che da un'altra eh, il personaggio di un altro mondo che si intrufola poi inventati le peggio stronzate con tre, tre veramente righe di trama o oh, sono sempre lì a cantarsela e a suonarsela e così facendo, così rimandando, stanno accumulando un sacco di, eh, i, i, come si chiama? di incoerenze e di mancanze di logica. Che per me da qui a Dynasty non risolveranno. però mai. ti dico che c'è un difetto in comune tra The Flash e la Marvel, aver collegato il multiverso al viaggio nel tempo che per me è un errore atavico. Sono assolutamente d'accordo. Stavo già dibattendo con un utente che mi ha detto: No, vedi che in The Flash comunque hanno fatto bene. Altro che Spider-Man, No way home che non hanno spiegato niente. Io ho alzato la mano e ho detto: Allora. Qui ci spiegano che se tu viaggi nel tempo, crei un effetto farfalla sia esatto. nel futuro che nel passato. Quale evento del passato ha fatto scaturire un Bruce Wayne che ha lo stesso passato, sempre, quindi gli, gli muoiono i genitori, ma è più vecchio e ha una faccia diversa. Tutti Infatti. gli altri sono uguali, eh? gli sì, amici di Barry, Zod. Quindi anche in galassie lontane sono tutti uguali, l'unico che cambia è Batman, però è sempre Bruce Wayne, cioè la sua vita è quella lì, e ah, ha fatto sì. quelle cose lì, però è più vecchio, ha una conformazione facciale diversa, è la Marvel identica, dove sì, sì, sì. a volte nel multiverso sono tutti uguali, e altre volte, a volte no. nel multiverso sono, sono tutti diversi. Perché ricordiamolo, per come l'avevano presentato nel multiverso, Tom Holland e Spider-Man in tutti i mondi, o almeno così sì. dovrebbe essere. Teoricamente. <ride> Invece Però era... quello lì era il pretesto narrativo per riportare... Meguiar e Garfield per far contenti quelli che hanno fatto incassare 2 miliardi al film Però, ovviamente citi Meguiar e Garfield che si vedono in Across the Spider, sì. seppur, con, seppur con scene estrapolate dai loro film strano sì. che non si veda proprio mai 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 Tom Holland per questo dicevo eh, magari di ma terzo Sì, ma è anche strano perché poi più penso a The Flash è anche strano che secondo mm. questo mirabile multiverso sì Batman e Supergirl devono per forza morire lì in quel punto. Però la mamma di Barry, se vuoi, la salvi. Eh, se vuoi, la salvi. Sì, sì, sì. Incoerenza dopo incoerenza, veramente. Mm -mm. Invece, no. Ah, no. Cioè, se, se volevano seguire quel filone lì, lui la salvava, ma moriva ancora una volta a Final Destination perché il concetto è quello. La scatola di pelati arrivava, va bene, eh, faceva un incidente mortale. Perché si era dimenticata il pollo stavolta, ma quanto sarebbe no, stato bello il caso si schiantava. Quanto eh. sarebbe stato bello se Barry Allen tornando indietro avesse messo i pelati ancora più in basso per tenere in carcere <ride> il padre, sarebbe <ride> stato cattivissimo con il sorriso e sornione alla fine. Vabbè, ma, comunque. Tra l'altro, dopo, dopo tanti concetti, brutti, visto che non l'ho fatto venerdì in faccia di nerd. Ci tengo a sottolineare una cosa: l'attrice che fa la mamma di Flash. E' Maribel Verdoux, mm. eh, protagonista insieme a Gar Garzia Bernale Diago Luna di Itumama Tambien di Alfonso Cuarón. Vi invito caldamente a scoprire tutte le sue parti intime, interne ed esterne in Itumama Tambien di Alfonso sì, Cuarón. Che è tipo in toscano, Tumà? Com'è Tumà? Anche tu, Mavuodi, tu, mamma Non hai mai visto i tu, mamma tambien? Eh? Non l'ho visto, scusa. E se continui se... a parlare di cinema <ride> su YouTube. Bravi, a che lo seguite complimenti. Vedi, vedi, vedi. Però e lo per le... è una donna bellissima, eh... bellissima. Quel film è un io, capolavoro. Io leggo in chat che la mamma di Barry non è morta per causa in Universe, visto che è stato io, Bard. Non confondetevi con chi, ma chi, ma chi, è, Zero, chi è, io è io, Bard? Chi è io? Anzi, anzi. Te, te, te la spacciano come è entrato un buzzurro e ha sparato. Ha dato la coltellata, si sì, ha sparato, no con coltellata. Con coltellata, quel cazzo sì. che è successo? Mm. Mi sembra ci fosse un, si sentì sulla pistola, magari sbaglio. Sì, no, sì, il sì, coltello, c'è cioè, il è coltello in pancia. Coltello, non non, non c'è nessun, nessun antiflash. qui non ne fanno mai riferimento. Sì, certo. sì, però io continuo a dire che uno dei problemi principali di The Flash sia anche il voler concentrare già nel primo film sul personaggio sia Flashpoint o la rivisitazione di esso sia il multiverso. Come dicevo a facce di nerd, nella serie televisiva prima di arrivare a Flashpoint bisogna aspettare tre stagioni, tre. Prima di parlare del multiverso, mm. ci sono da aspettare un bel po' di puntate. Qua poteva andare bene anche un film, non dico di origini, ma almeno mostrare un Barry alle prime armi, come ah, si sentiva ah, come okay. Eroe, come Lei parlando di The Flash. Pensavo tu parlassi di Batman di Superman, scusa. Infatti, per quanto a me sia piaciuto Batman ah. V Superman, avrei voluto un film su Batman prima di Batman V Superman. Eh. Sì, detto, eh. questo l'ha detto. L'ho sentito lo in un sei... video, sì, un no, lo so, video. no, no, però veramente sapete che The Flash alla fine quasi dieci anni dopo, o giù di lì, dieci anni dopo di fatto. È... Ma è dagli anni 80 che ci provano, eh? No, no, non lo so, ma è l'emblema di tutto quello che non ha funzionato nel DCU. La fretta di voler raggiungere no, il percorso già svolto dalla, dalla Marvel, dai Marvel Studios, eh, la fiducia. Cioè, questo commento su Yobard: che veramente non esiste nel cannone cinematografico. dicono di che l'ha detto U. Moschietti Eh, prendo sì, la, ho la capito, robione, Però non è nel non ci film: alle ci balle. Eh, cioè, certo. ragazzi, veramente se no se no, torniamo al giochino. Fatemi girare il sequel che ve lo spiego, e siamo sempre qui a aspettare tante risposte dal regista preferito di Paolo. No, cioè, è un universo che si è sempre basato sulla conoscenza dei fumetti o dei film precedenti o dei cartoni, quello che vi pare, dei personaggi per, per apprezzarne la mitologia, e che invece di partire dalle basi del personaggio va direttamente. All'evento culminante delle, delle sue storie di Michele, non ha senso, lo so che tu lo detesti, ma io sono convinto che se The Flash l'avesse diretto Snyder, forse ti sarebbe piaciuto un pochino di più. No. e eh, io sono convinto di sì, perché se no. avesse fatto anche un film con quel suo stile che poi può essere detestato anche, però oh, almeno... Il stile quel... è quello della scena di Flash col Viewster, è eh? un cretino anche lui. Sì, sì però almeno c'è la sua impronta registica, Muschietti, cosa fa? Scopiazza un po' qua e là e, e cosa c'è di autoriale in quel film? Almeno, almeno Snyder, che può anche non piacere, lo comprendo, fa dei film con una sua idea che può essere criticata, che può essere detestata, però io qua cosa ho visto? Non ho visto niente. Anzi, eh, Mattia, tardi, oggi doveva ma... arrivare l'aveva promesso nel mio video questa è, eh? è, la nostra, è la nostra litigata che faremo fino alla bara. il discorso è che avere cioè secondo me tu fai un grosso errore nella discussione cinematografica tu confondi lo stile con l'essere un autore e non è la stessa cosa non è che se Quanto uno c'è ralenti... eh? e non mi piace sì però il problema di Snyder è che non fa film di mera estetica, è che lui vuol raccontare delle grandi storie. Ricordiamoci che per lui la Snyder Cut è il padrino dei film supereroistici. Eh ma lui Io non ho mai sentito dire Transformers 3 è il mio quarto potere. Insomma, a se l'ha fatto, aveva film. fatto la cocaina. E, per me, non, cioè, per, e per me Perché? non sta bene. Ma per Perché quale avere un'estetica un non vuol dire essere un autore. David sì, Lynch però, è un autore sì, perché dell'estetica fa il contenuto torniamo al discorso ma, ma, anche, ma anche Snyder no, cioè, no, ma... no, l'inquadratura no, di Snyder sarebbe una serpentata essere riconoscibili allora. non vuol dire essere autori Paolo. aspetta Michele solamente faccio, esempio, schermo nero. ah ho film di Michele Innocenti ma uno schermo nero cosa no, mi significa? Allora, Nulla. Michele l'inquadratura dal basso verso l'alto che riprende i supereroi come se fossero delle civiltà esiste civilità. più o meno da quando esiste ma non... Cinema, certo però per come la fa Snyder a me fa capire il senso che lui associa quegli eroi quanto per lui valgono quanto per lui siano divinità cioè Paolo. io ce lo vedo questo nei film di Snyder Paolo. Paolo. poi può non Paolo. piacere Dimmi sai la che pure. quadratura dal basso è usata per indicare autorità del personaggio dal 1921, ma io non ho detto la... questo, ma anche cioè, nel senso stai parlando di di cinematografico, film... sì, è, sì. è che Snyder le usa in una maniera talmente semplice che anche mio nipote di Guglielmo è esiste. stato comunque un film di merda. però, esatto, però Mattia, Mattia. almeno in eh. sala me lo disse: fra la Snyder Cat e il cosa ha questo... preferito. Vediamo se ha cambiato idea. Mattioschi. Mattioschi. Ma, ma ti spiego perché. Oh. Eh, io, alcune sequenze di The Flash, non le ritengo umanamente De fattibili. Degne. No, C'è no, la Snyder, Cut Mi ha fatto incazzare e strepitare. Per me è terribile, però non c'è la scena di Bebè. Non c'è il viaggio nella cronosfera, non c'è la copia di Barry Allen che, a volte è palesemente una controfigura a volte palesemente è la controfigura con la faccia di Miller spalmata. Io la scena dei bebè stavo male, ho cominciato a ridere in maniera schizofrenica. Non, non, è, non è possibile, cioè, non, è, non è veramente possibile. Tra l'altro eh, eh. applausi a chi ha no, creato il meme con il reverse che lo mette nel microonde invece che togliercelo, eh? non... è veramente uno dei meme più belli di sempre. Una, una roba così brutta, abbiamo perculato Kezi lungo il largo a ragione, ma qui siamo, siamo a quei livelli. Eh? Sì, abbastanza sì. Sì, sì. sì, 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 poi non aiuta lì, veramente. Anche a che... pura. Eh, però mm, vor vorrei smentire perché sto seguendo un po' la chat, eh, ci sono varie discussioni. Vorrei smentire sta roba che il viaggio nel tempo funziona solo se lo fai in un modo, funziona solo se lo fai nell'altro. Bisogna saperlo scrivere: eh sì. oh. il loop si può fare. Io non vado a citare la mia serie preferita. Perché, come al solito, per me vige il no spoiler perenne sul Lost. Vi parlerò di, di Dark. Che secondo me fino alle prime due stagioni è validissima. È anche la terza. È vi, vi la terza, vi parlo di questa sottotrama cercando di asciugarla, così almeno non entro troppo nel dettaglio. C'è un killer di bambini: un poliziotto ha la possibilità di andare indietro nel tempo e ammazzarlo prima che diventi adulto. Viaggia indietro nel tempo, lo trova da ragazzino, prende un sasso e cerca di farlo fuori. È convinto di averlo ammazzato, invece il bambino è ancora vivo e quell'evento lo porterà a diventare il killer di bambini. Questo è un loop? Eh sì. Preciso, perfetto. C'è un bel film anche Predestination con i Tanoc, Sara Snook, che secondo me usa perfettamente il il loop vi invito a recuperarlo perché è una piccola chicca nascosta questo loop questo perfetto dove tu non sai dire se è nato prima l'uovo o la gallina esatto eh sì. Sì, sì. questo è quindi sì, si sì. può fare poi può piacere come strategia narrativa c'è cioè chi è affezionato al viaggio nel tempo alla ritorno al futuro ci sono quelli eh. a cui piace più il loop però si possono scrivere bene sì in qualche the... paradosso è facile da trovare e riscontrare. Esatto, in The Flash potevi scriverlo bene. Vi svelo ad esempio un modo, mi viene in mente adesso, magari è sbagliato per se... ma, ma Barry doveva vedere eh, il suo simpatico gemello diventare il Dark Flash e Dark partire Flash, scompar sì. e scomparire chissà dove. Mica doveva tornare lì, Dark Flash, doveva andarsene, è andato, basta. E Barry lo doveva inseguire. In quel caso, loop. Perché lui che rincorre il Dark Flash? Prima o poi diventerà Dark Flash in secondo Dark sì. Flash, sì, sì. fa una, grinza. Fa una sì. grinza e invece, se, invece se sono... questo si ferma, gli fa lo spiegone e muore in quel momento. Il loop non, non esiste, non, non si forma. Non, non c'è, non si chiude il cerchio. Non c'è l'evento. Poi... Ma poi, al allora centro. due cose. La prima voglio dire alla chat: visto che tra una ventina di minuti andiamo in chiusura, se adesso aveste delle domande da farci, iniziate a scriverle perché poi se ci saranno super chat avreste la precedenza, altrimenti scegliamo noi. Ma. Io vi dico una cosa, sul finale del film The Flash, quanto mm. è brutto il momento quando Barry Allen deve spiegare alla stampa che suo padre si è salvato perché i, i, i pelati erano più Era alti? Più perché male. a livello di messa in scena non si capisce. Eh? Io no, no, mi sono no. guardato con l'uomo e ho detto, ma che cazzo è successo? Eravamo al cinema. Non so te, Mattioschi, ma io solo attraverso la messa in scena non l'avevo compreso. Po posso dirti la, la verità, ero talmente fuori dal film a quel punto che... Non ero neanche... Io in realtà, in quella scena del Tribunale alla fine mi sono chiesto veramente eh, l'attrice che fa Iris. Su che set fosse, che in quel poco che compare sembra veramente che l'abbiano copia e incolata da un altro film, cioè proprio, sembra una, una, una persona presa da un altro film, da quanto è aliena da, mm -hmm. da, da, da The Flash. Ah, ecco cosa volevo dire prima mm, sì, per, sì. Eh, per la moda dei post invecchiati male. Io un abbraccio glielo vorrei dare all'attrice di Supergirl soprattutto quando ieri mi è ricapitato di vedere su, su Instagram il video in cui Muschietti le annuncia su Zoom che, che ha ottenuto il ruolo e lei si mette a piangere di gioia, mamma mia, non ma... so cosa si stesse immaginando in quel momento. Probabilmente Forza. una carriera fatta di 10-15 film con cui diventava una milionaria. Ma Infatti parla non di la... Iris come personaggio ignobile, ma Supergirl. Beh, è, è ignobile è... non esiste, non, non è... esiste, super è veramente, insieme al Batman di Keaton, il... Uh, Batman fa più male per motivi anche affettivi e tutto il resto. Supergirl veramente è quell'elemento che c'è o non c'è, è uguale. Sì, sì. è cioè, veramente, proprio per metterci qualcosa di kryptoniano nel mezzo, perché siamo in un film della DC. Io mi ricordo solo lei che tira uno un scaracchio... Potente contro una statua e la butta giù, per il resto è non eh, proprio un no. personaggio che arriva proprio io. Che, 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 anche, che anche in quel piccolo dettaglio, questa è veramente una sì. minezza per ridere, ma ti faccio vedere che mi sono tornati i poteri di strugungar Gargoyle, della villa dell'uomo che mi sta ospitando. Ma devi essere stronza. Non c'era bisogno, no. Povero, <ride> povero Batman. È vero, è vero, però la casa dei genitori sta, sta deficiente. Ti butta giù un gargoyle. Sì, sì, sì proprio aspregio, aspregiosa. Aspreso, che bellezza, eh. no? Per oh, il culo. Ecco, tu prima eh, Mattioschi hai detto che secondo te, cioè anche al cinema mi avevi detto che potremmo rivedere Jason Momoa nell'universo di, di James Gunn. Mm, ne sei sempre mm, convinto? Hai ridimensionato mm, un po'? Questo no, no, no. Allora, eh, la scena è scritta per lasciare il dubbio. Mm. Però poi riflettendoci, secondo me è già parte della campagna marketing di Aquaman 2. Vediamo, vediamo, adesso puntano tutta ad Aquaman 2. Eh, probabilmente il celebre video di Momoa esultante riguardava questo, ovvero guarda che se il film va benissimo, magari più avanti ti rimettiamo. Io continuo a pensare che in teoria fino al 2027 noi sappiamo cosa fanno. Sì, infatti. E di rivedere Momoa nel 2028 a fare Aquaman 3 a me sembra improbabile. Cioè, da qui al 2028 la moda di Momoa può anche passare può... poi si parlava di, di Lobo come anche si chiama perché Ben Diesel farà di tutto per distruggere la carriera dopo l'inizio <ride> può, può ridimensionarsi tantissimo la carriera di un attore in cinque anni se non ci sono Pure film meno. che costantemente lo tengono sollevato e a meno che non modifichino la timeline fino al 2027 non c'è Aquaman eh sì e poi comincia anche a vena eh, oltre Momoa, oltretutto. No, veramente, ma poi diventerebbe strano che mandano via Gal Gadot, mandano via Henry Cavill, mandano via Ben Affleck, però tengono Ezra Miller e tengono Jason Momoa, non lo so, mi sembrerebbe C'è cioè, da dire che a livello di dialogo Barry gli dice "Tu in tutti i multiversi sei uguale", però sì. ragazzi, è una frase che poi puoi prendere e buttarla nel valore. Uh, è una cioè, dai, dai. può valere tutto, per... tutto come niente. Perché adesso dobbiamo immaginare che la DC di quell'eternità sarà legata a The Flash, alle cose che vengono dette in The Flash? No, ma va, non ma mai. va. Ma no. Cioè, la Marvel ha cancellato piccoli elementi e dettagli da, dai film da. Da una pellicola all'altra per andare a dritto sulle storie che voleva raccontare. Immagino anche, supponiamo che da Superman Legacy in avanti questi riescano veramente a raddrizzare la nave e tutti i film fanno un minimo 600 milioni. Sono amati, apprezzati e siamo curiosissimi. Ma voi vi immaginate nel 2028 bene, dopo tutti questi progetti che state amando, ritorna l'Aquaman del DCU? Eh, è sembra improbabile. No, no, è assurdo, è assurdo. Io credo che loro vogliono far funzionare una roba nuova, non vecchia. L'unica cosa che non mi spiego sono quelle cazzo di serie legate sui sad Squad. Quella roba lì per sì. me è. È anche, è, per la, è anche vero che per la natura di Peacemaker, con una battuta tra cavi, eh. Sì, è anche vero che la serie animata e Waller arrivano prima di Superman Legacy. Vero, quindi i due stronzi li hanno messi nella timeline, ma poi sono prima, nel senso, non fanno parte del reboot, però c'è Peacemaker 2. Eh, ma fanno sempre in tempo a dire Peacemaker 2 è un uh, Elsword, la faccio, ma è un Elsword il problema è che prendono tempo aspettano proprio per creare ancora infatti più Infatti, aspet io aspetto gennaio io ve l'ho detto fin da gennaio 2023 che aspetto gennaio 2024 accettando tutte le critiche del caso eh. le accetto tutte anzi le condivido ci mancherebbe altro ma le carte in tavola si vedranno l'anno prossimo ora dico gennaio magari poi maggio ma è vero anche che più. adesso fin quando non ci sono avvicendamenti io so che in Batman The Brave and The Bold c'è sto qua. Eh sì. Sì, sì, è veramente una spada di Damocle. Sul sì, poi, magari arriveranno informazioni in più. Chi sarà il Batman scelto? Io continuo a sentir dire sarà George Clooney. no ragazzi, no, George ma... Clooney ragazzi non... basta, no, basta, ma basta. Vi prego. Ma per quanto c'è per... già la dichiarazione, se non sbaglio, esatto, c'è cioè, già no, sì, la, la dichiarazione. Per quanto io, anche come Elsword, prima o poi un Batman con un George Clooney anziano, lo rivedrei volentieri perché anche quando l'ho visto, alla fine di The Flash, mi fanno tornare in mente quelle sì, sue movenze, quei suoi fanno... modi di fare Batman e Robin. Io, però io, ma con Michael Keaton non è andata benissimo, sto giro. Eh? No, leggo, non sarebbe assurdo che il presidente del nuovo DCU si concentrasse su Elsword? No, 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 mi sa che avete capito male. È presidente dei DC Studios, tutti? Sì. Tutto, 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 tutto. Eh. Rhys eh. risponde a Gun e Safran per eh, fare il sì, eh. eh? Certo. Addirittura... Tutti I volevano... sono sotto di loro. Tutti. Addirittura volevano gestire i videogame. Mm. Che forse ci hanno ripensato. Speriamo. Giustamente. Eh. Eh, sì, sì. Ma... Eh, e questa roba qua che sfugge. V voi Stogan lo state ancora sottovalutando. Quando parla è come se parlasse Kevin Faghi. Dovete mm. ricordarvene. Eh sì. Che... È la stessa cosa. Sì, sì, sono d'accordo. Comunque sono curioso di, di, di cercare di capire anche in Blue Beetle quale collegamento anche minimo cercheranno di eh, inserire. Hanno un mese e mezzo per cancellare tutto quello che ci hanno messo finora. Eh. Anche il Batman fascista magari toglieranno tutto. Ma per esempio, quella post credit di merda di Shazam 2 l'hanno tenuta. Eh sì, che anche sì, lì poteva sì. essere evitata e io non riesco ancora a capire perché l'abbiano tenuta, per proprio, vabbè, creare dubbi e confusione, però sono curioso perché Blue Beetle sarà un film che si arriva a 200, vuol dire tanto, e poi ribadisco lo, questo... Ci può avere un piccolo e inutile tesoretto in America per la, per la come si chiama... Per, per i latinoamericani, che tra l'altro eh? l'hanno fatta da padrone, anche nel, nel pubblico di fast ten, fast proprio perché c'è un po' di, di, di rappresentanza, ma ovviamente non sono quei numeri che ti fanno fare il successo, ovviamente. Poi io vorrei, visto che siamo quasi in conclusione, specificare anche quanto io in primis apprezzi anche il fanservice tipo in No Way Home con tutti i difetti che ci sono, quando però ho visto i tre Spider insieme il dialogo che fanno sul tetto, io mi emoziono ogni volta, quando vedo anche ehm, il multiverso della follia, a me piace vedere come sembra Imi gestisca i Fantastici 4, eh, rivediamo Xavier in The Flash, porca miseria, Uno non c'è stato un momento in cui a parte, io non mi sono affezionato neanche ai personaggi storici, rivediamo, no. ehm, rivediamo Michael Keaton. Non me ne è fregato niente. È un Batman pessimo che si regge Not sui me. meme che sono usciti su internet in tutti questi anni. Un Batman che gioca a quanto ce l'abbia lungo dall'inizio alla fine. A parte arriva a fare una Tartaruga ninja con capelli lunghi, che sembra un misto, fra Anthony Hopkins nella maschera di Zorro, e veramente Raffaello delle Tartarughe ninja ha delle pedate nel muso a destra e a manca Io no, un Batman a cui chiedi aiuto e lui ti dice di no quello è il Batman di Keaton o comunque anche se mi dite no non fa parte di quell'universo The Flash gioca a carte scoperte per farti credere che sia quello perché c'è anche il gadget del Joker l'abbiamo la no, di... <ride> detto è semplicemente il film è impostato in una maniera che al di là dei service se fosse stato di Bruce Wayne, interpretato da Mattioschi, sarebbe stato identico. cioè e a parte gli parlamo... easter egg e le frasettine fatte, non ha niente della caratterizzazione del certo. vecchio Batman dei due cioè, figli di io... Barton E ah, ripeto, me, ben sono ben... pietre miliari per me. Non ho percepito un brivido, sì. nemmeno grazie alla musica di Danny Elfman. Uguale, cioè, ce ne vuole eh? ce ne quando vuole. è morto. Non mi è importato niente. Invece all'inizio io, i primi dieci minuti, a parte la scena pessima dei bambini. Mi ero anche sentito minimamente intrattenuto quando vediamo Batman di Ben Affleck, quando vediamo anche quel dialogo di Ben Affleck, che si vede poco. Che poi una delle cose più interessanti del trailer era anche la visione diversa sui viaggi nel tempo da parte di un Batman e dell'altro, che nel film non c'è. Era curioso perché il trailer giocava su un Batman che diceva è giusto tornare indietro, ma tu provaci, e l'altro che diceva no. Quindi ci poteva essere anche il conflitto, nel film tutto questo non c'è. Però poi. Arriviamo è centrato, a quello. Hai centrato un punto che non ho ancora menzionato perché non sono ancora entrato nell'ottica spoiler. Ma in questo mm. film muore il Batman di Keaton. Sì, sì. sì. <ride> e non ce ne frega niente. Non è fregato niente a nessuno. Esatto. Niente. Hanno a avuto l'idea genialissima di prendere il Batman di Keaton, di farlo morire due volte e di dirci: ragazzi, qualsiasi cosa Flash faccia, questo crepa muore qui, adesso, ora contro Zod muore <ride> e non è fregato veramente una cippa lippa yeah. io mi ricordo la coltellata che Goblin assesta Meguire eh sì. Sì. sì con poi la scelta demenziale ah no sto bene, tutto a posto Infatti. però io me lo ricordo lo spavento mm. del tipo ma lo stanno facendo davvero? Se io penso a quanto avrebbero potuto sfruttare bene Michael Keaton anche in un Batman of the Future, no? io guardavo il cartone animato, un, un live action dove mostrarlo anni dopo senza questioni di multiversi vari e come l'abbiano sprecato, cioè tu hai Michael Keaton e lo sprechi così, io non ci volevo credere e poi ci ritroviamo di fronte come stavo dicendo all'inizio della discussione a queste scene... Di fanservice che è la lista della spesa, questo, questo, questo da, da George Reeves a Christopher Reeves no, Adam sì, West. È una roba, soprattutto Christopher Reeves, che è, è anche proprio un'icona quasi intoccabile, no? Anche per, il, per la storia privata dell'attore. Cioè, sembrava l'animazione del nuovo logo dei DC Studios. Mamma mia, cioè, io pensavo che da un momento all'altro prendesse. Se vuoi, avessi scritto DC Studios. Your dreams for the future, una roba del genere è terrificante, quel merdone di muschietti è anche venuto a dirci che è una cosa, voluta. Okay, se è una ma cosa volu voluta, se è una cosa voluta, riconfermi di essere un cane di regista, semplicemente quella di Nicolas Cage, che è quello che più ho accettato, non tanto per lui, ma per la dinamica di divesto ormai leggendario tra i fissati ragno meccanico gigante su cui praticamente hanno basato un intero documentario no, de, su, sul film mai realizzato di Tim Burton il sorriso me l'ha tolto perché ho visto il documentario e so che quella è una scena che tutti avrebbero voluto vedere e io ho visto quel Nicolas Cage e ho fatto ma che cazzo Mamma è? mia, era più credibile il robot che ci combatteva contro Ma porca miseria, sì, e quindi non c'è neanche la gioia di vedere Nicolas Cage vestito da Superman cioè io l'avrei voluto vedere vecchio come ora, anche magari in maniera un po' grottesca col capello lungo, volutamente posticcio, da easter egg che fa ridere perché oggi Nicolas Cage che fa Superman di Tim Burton deve far ridere se visto sullo schermo. Invece no, è serioso e finto e non c'è cosa peggiore che rendere un cameo che potrebbe scaldare il cuore proprio per quanto assurdo, finto e quindi distaccato dal pubblico vuol dire che te proprio non solo stai giocando col fancifulismo ma non sai neanche farlo e sì, dicevamo sì. noi come io e Mattia l'abbiamo criticato aspramente già all'epoca tra, tra i pochi però al di là dell'entrata in scena quando poi si parlano fra di loro alla statua della libertà al laboratorio il finale i personaggi che conosci li risenti e li rivedi quindi sì. ce n'è uno che non sia un manichino Incluso poi, che altro, ahimè, il Batman di Kido che dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel film. almeno se in no no Home, qual Gandalf. qualche caratterizzazione più approfondita dei personaggi. C'era in No way Home per il quanto film, ci fossero io in chat, vedo definire orribile. No way Home ci sta che non sia piaciuto, però mi domando, però il per giochino non... del fanservice lo uh, però per me non è nemmeno per i motivi che ho spiegato. più volte Allora, tanto lo sai, nero e bianco. O il film è capolavoro, o il film è la merda. È no un no, film nel... scritto di merda più che mm. sufficiente che si basa sull'idea di vendere a quattro generazioni Spider-Man con i volti delle persone che li hanno fatti innamorare. Ovviamente, Michele produttivamente ed editorialmente. No way home arrivava dopo che c'erano stati tanti film, forza, e soprattutto c'è un punto di forza. Fa parte di un universo dove, come diceva Mattia, nel bene e nel male. Le scivolatine possono passare in secondo piano perché hanno acquistato credibilità. La DC al cinema non ce l'ha mai avuta. Almeno nel DC, però io voglio rispondere Mai. alla casalinga di Safira che dice: Sì, ma Michele, li senti e li rivedi gli altri personaggi solo perché si rifà la nostalgia, con una differenza. Ma che però. quello lo devi saperlo fare eh? anche ma in far... The Flash. Ci provano, però non li risento perché. Perché, pure perché, è è, perché hai eh, Safira, eh, allora mi tocca, inizio. mi tocca difendere. No way home, difendiamo con no un film che a me non è piaciuto all'interno della pellicola. Lo Spider-Man di Garfield ha un arco narrativo, esatto. Eh sì. Ce l'ha soprattutto, ti ricordi cosa dicevamo all'epoca? Ce l'ha quello di Tom Holland. L'abbiamo citata venerdì, se non sbaglio, in facce. La scena in cui muore zia May è una scena perfettamente incastonata in un arco narrativo e che ha un suo peso drammatico specifico e anche una bella messa in scena di due attori che recitano bene. Quello... Ti dirò di più. Cioè, sapete che parlato, è un arco narrativo... Elettro, electro. electro, sì. È vero. Quel personaggio di merda. Cioè finisce il film che è diventato non dico buono, ma quasi simpatico. Sì, sì. sì, sì comunque sì. ogni volta che ripensa a Jimmy Fox mi figlio un magone pensando a quello eh, che era. Però è vero. Sì, e qui, qui Supergirl non ha niente. Niente, è lì. Il Batman di keaton ti dicono, raga, è il Batman di keaton ed è finito lì. C'è una sola inquadratura quella davanti allo specchio che ti fa dire sta ritrovando il suo spirito combattente. Beh, un attimo. Basta. Ma lo stesso Barry Allen evolve nel film. No. Ma che... Anzi, c'è il paradosso che dicevamo: che è un cretino, e appena arriva quello più cretino diventa serio. Così. Sì, ma poi il film ci insegna che chi ha dei genitori è un demente. Perché veramente per essere intelligenti bisogna iso. essere orfani. Cioè io, io quando tocca... non lo so. Ma... attenzione, eh? attenzione, perché il Batman di Ben Affleck è, è un cretino anche lui, eh? Ricordati, no. lo... amante di Batman di Superman. Non è un cretino, ah no, la vorrei dire per la centesima volta, no, facciamo difendere Mattioschi No Way Omar. No, mi tocca Aspettino. difendere No Waio alla fine. Eh, esatto, bisogna questa è una cosa nuova. Tipo... Ma ah, perché c'è sempre qualcosa di peggio, non bisogna mai mettere il limite. Man mancano mancano 5-6 anni alla rivoluzione di Matioschi di 8 e 9 di Star Wars. Eh sì. <ride> sì, sì, sì. Ci arriviamo, ci arriviamo, speriamo di no, Madonna. Come speriamo? So. Speriamo di no, perché vuol dire che fanno ancora peggio. E secondo me l'altro grande abbaglio del film, visto che l'ho appena citato, è questo ritrovato entusiasmo. Per il Batman di Affleck, che è poco più di una comparsa, è poco più di una comparsa. cioè È praticamente più attivo Alfred nella Batcaverna di lui nel film, è protagonista di una scena action genericissima. Forse la gente si è arrapata perché ha detto Falcone, perché sai, ci vuole però guarda, guarda, guarda Michele. E scusami, per il 90% è in una CGI. Orribile, pare un ammasso di pixel che corre attaccata a sto furgone, e hai, questo l'hai detto anche te. Fa anche cacare il costume, il peggior costume che ha indossato in tutta il peggiore Però per film. me non è brutto, gli faceva quel viso, e quasi E poi gli ora ruba la via. scena sì. e poi gli ruba la scena. Quella imbecille ormai appare in tutti i film a caso di Wonder Woman. Però lì non mi ha dato fastidio. Cioè, lì Ma non no, è come il Sam 2 che arriva alla fine di punto in bianco così e su... salva. No. Però dai ultimo sfogo che poi purtroppo sì. devo andare. Sì, sì, poi chiudiamo. Sì. E lo sta covando, lo sta caricando. Persino, persino in sto film gli mettono in bocca delle puttanate. Porca Batman, miseria. Batman. Porca io, non miseria. Riesco, io non riesco a capire. È il Batman dei meme, Ben Affleck. Sì. De de dei meme su Batman... Da detrattore di battaglie le hanno date tutte, gli, ma gli mancava se andavano avanti. Si scopriva: eh, posso essere volgare? Mm? fossero andati avanti, si sarebbe scoperto che inculava i minorenni, oh sarebbe stato comunque ma, manca, Mancava solo quello eh? che aveva faccetta nera come suoneria al telefono. Perché? Perché fascista, ce lo diranno in Blue Beetle con grande simpatia, ce lo <ride> diranno lì che per gradire. Nessuno... Il suo potere è solo il fatto che è ricco, altrimenti sarebbe un coglione che basta aprire un albo qualsiasi per capire che non è. Ce, ce l'hanno già detto, qual è il super Sono ricco. Qui <ride> mi mette l'azza della verità se io, invece di fare la mia crociata, utilizzassi i soldi per salvare il mondo, vacca Nimala. Ma perché a Tony Stark Iron Man nessuno gli ha rotto il cazzo in dieci anni di film? Perché? Perché, perché, è, un perché... Personaggio. perché è un personaggio, non è un... Un totem, il Batman di Ben Affleck è un totem, sì, messo perché. lì. Ci deve sì. piacere perché è Batman, perché ci sta bene nel costume. Però io dico una cosa: anche e... in Peacemaker, dove forse parlano di un altro Batman perché quello di Affleck ha ammazzato sì. chiunque. Mm. Ti dicono anche, ma questo che non uccide è un deficiente? Sì. Altra obiezione da social ai tempi del Batman di Affleck: e eh, ma come non uccide? Nella realtà non è plausibile che non uccida. Ma è quello il punto. Cioè, quello è il cardine del personaggio il fatto che lui non voglia ammazzare perché se ammazza, rischia di diventare il cattivo a sua volta. Che cerca cioè, lui lui è, un, è un passo così dalla pazzia. Quindi il non uccidere lo trattiene. Se inizia, non finisce più. Poi vabbè, ci stanno le reinterpretazioni, però hanno proprio preso tutti i punti. Sia del bal, sì, sì. tutti i luoghi comuni, e nel giro di 5 anni li hanno buttati contro lo schermo e stanno distruggendo il loro personaggio simbolo. In tutte le sue componenti, per me è una roba incredibile. Secondo me hanno cercato di aggiustare il tiro in corsa. Io ribadisco, capisco quel che dice Mattioschi, però rispetto a tutto quel che abbiamo visto, i primi minuti con Ben Affleck, Wonder Woman, Barry Allen, Iris, li ho apprezzati no, molto. Mia, per il... me è la stessa no, solfa che vedo. Anche dopo. perché il dialogo fra Bruce Wayne, Ben Affleck e eh, Barry Allen, io l'ho trovato, ho visto un Ben Affleck anche molto in parte nei panni di, di, di Bruce Wayne. La la scena, oh, in detto, mi detto, è piaciuta. La scena in borghese mi è piaciuta, non mi è piaciuta l'inquadratura. Guardate che macchina figa che ha! Non importa, non importa sta roba. È una maschera. Nel cavaliere oscuro, quando, quando Bela arriva con l'elicottero e le due figone, è palese che lo stia facendo apposta. Infatti, per non far infatti pensare... minuto dopo con lo, lo champagnello vola di sotto come di mandare tutti a cagare eh, però questa è un è po', una po anche la cosa della George è una cosa alla eh, ma, ah, è la, è ma, la, ma la fin, le finalità narrative del Batman di George Clooney non sono quelle di Buffle, quella sì, sì quello è vero quello eh. è vero però vabbè a me questo no, non mi dà fastidio ma, ma, ma anzi dice anche ho fatto tanti errori qua il Batman di Ben Affleck quindi sì, può esistere va bene. No, va bene. Sì. allora allora ma siamo arrivati alla fine sì, ultimissima considerazione vai. per la chat secondo me hanno sbagliato anche il casting con Kara ma è possibile che Superman muscoloso uguale fortissimo, Supergirl 45 kg fortissima, ricordiamoci che il potere dei kriptoniani proviene dal sole terrestre e non da quanti muscoli hanno addosso, va bene i canoni estetici ma non c'entrano niente piccola Infatti. parentesi dicevamo siamo arrivati al termine anche di questa seconda il puntata, il Superman di Christopher Rive non era muscolosissimo No, faceva uno sabato così. E sì, sì, ce l'aveva lunghissime Qui qua appare anche Supergirl, Supergirl. Quindi quella di quel capolavoro di film che Michele ha nella sua collezione in 4K Ultra HD. E che dire, allora ringraziamo il nostro ospite per essere stato qua con noi a chiacchierare di Across the Spiderverse di The Flash ma anche di No Way Home, Matti Oschi, ricordando domani appuntamento alle 17 per la seconda puntata eh, di Mission Impossible, quindi non mancate sul suo canale, grazie Mattia. Grazie a voi, grazie a voi. Pensavo che non avessi ancora finito. I complimenti, vai, vai avanti, vai avanti. Va avanti. Eh, no, scherzo, grazie, grazie mille a voi, mi sono molto divertito, molto, Ottimo, molto. questo è l'importante. Michele, allora, ricorda, annuncia... Quando ci potremo rivedere sul tuo canale per la terza puntata? Nelle prossime settimane comunque. Sì, no? perché ora, dopo due sul canale di Paolo, ne facciamo due sul mio canale. Abbiamo cambiato un po' i programmi in corsa. Direi che eh, parleremo dei prossimi due topic caldi che saranno. Sicuramente Indiana Jones è il coso del coso del coso, anche lì attenzione sì, sì. c'è il viaggio nel tempo, vedremo come se la cavano. A me hanno già la Comunque non vedo l'ora di arrivare a vedere il film, eh, perché secondo me forse. Io andato oggi i biglietti perché si stavano iniziando a riempire le sale qua a Livorno fosse che hanno scadienza bassa fosse vero quel che mi hanno detto ci sarà da divertirsi eh non vedo l'ora un Comunque, saluto alla qua. mamma di quello che ha scritto gli spoiler sì. nei commenti Gra grande maiala personalmente sì. eccoci sì. E, um, e poi direi che visto che è la mia saga di competenza uh, mission impossible è quello successivo insomma sì assolutamente quindi un pochino di qua un pochino di là iscrivetevi in al cinema ovviamente matioschi sarete già iscritti abbonatevi al canale anche perché domani ah, perché te, te ce n'hai troppi d'abbonati tu c'hai soldi ciao. che escano dal retro per retropertugio anale mentre domani Eccoci. sera su questo canale eh, daremo inizio ad una nuova rubrica proprio destinata agli ah. abbonati che si chiama Blabla Bla Cinema in cui parleremo in lungo e in largo dei temi che la chat vorrà che noi approfondiamo e ci saranno Bello. tutti i miei abbonati dalle otto in poi se anche voi voleste partecipare nelle prossime abbonatevi, link in descrizione alla prossima, un saluto con la tromba e con l'imbuto e viva il DC quel che sarà, ciao! ciao. Ciao ciao lei. ciao ciao a, ciao, a tutti ciao. e tanti ciao auguri ciao, a Michele